Rieccoci qua per la seconda parte dei reati non in prescrizione dei Grindespritz. In concomitanza col primo speciale, quanti ricordi, vabbè insomma, ragazzi, Fellow Morini, siete tanto carini, ma lo dovete smettere di difendere l'indifendibile. Tipo, Grindespritz che occulta in questo modo i babbani ha senso, perché così i vicini non sospettano cose. Ah sì? Ah, invece entra furtivissimi. Qual è il senso poi che c'hai? Per caro funebre random che se porta via la famiglia con ragazzino che ieri stava benissimo, non è che fa sospettare i vicini, li fa proprio affacciare dalla finestra. Ma che è morta la coppietta e la creatura? Bravo! Ma che è successo? Tutto questo! Meglio di trasfigurare l'insassi e via! Meglio sta baracconata! Più stealth! Ok! Ma io devo spiegare ste cose! Hollywood! Stai rincoglioni tutti! Vi difendono pure! Pochi, per fortuna! Ma è Silente! La passaporta! No, guarda che Silente è invisibile qua! Non è una passaporta! Ma quando arriva sul tetto, Newt tiene in mano il guanto che si affloscia subito e poi deve fare 10 passi rischiando il capocollo per raggiungerlo. Che ha fatto Silente? Si è smaterializzato con lui e subito si è rismaterializzato per fare l'entrata figa per gli spettatori. Se gira, ma che dite? O Jacob che perde i ricordi brutti. Spiegato benissimo, i ricordi brutti. Capito, piccini? Ma che stiamo all'asilo, mannaggia Grop? Non è che stiamo a parlare di fisica quiddistica, per carità. Ma che spiegazione è? Che manco è vero! Perché allora si ricorda solo quando vede Queenie al film prima? Ha qualche reminiscenza? Si ricorda la forma degli animaletti? Frebuter inconsapevole! A sto punto spero. Vede Queenie e fa... Oh, perché prima non si ricorda niente? Li cancella tutti per un po', questo velenottero? Ma allora devi andare proprio a risolvere una città e poi sblocca solo i ricordi belli? Ma non è questo il problema poi, lasciamo perdere. Quale entità soprariore, metafisica, metamagica decide quali sono i ricordi brutti? Le rumpente basta se doveva scordare. Ma se lo ricorda? Ma mi stai dicendo che l'avventura del primo film è stata brutta? Non mi pare. Piange per la separazione, momento più migliore da vita sua. Mi fa incazzare perché queste sono spiegazioni che manco in James Bond e Pig scriverei. Mi vergognerei fossi sceneggiatore. Ma proprio non gliene frega un cazzo, perché cancella i ricordi brutti. Brutti, capito? Prima c'erano delle spiegazioni. Sta pozione fa così, questo fa così, quelle controindicazioni. Perché cancella i ricordi brutti? Regà, fellow rimastini, se me venite contro qua, logica, bene. Se no, andate su Wizard World e cullatevi quei retcon senza senso, che quello è il posto tuo. Per la verità, qua. Ma piccoli ancelli miei, preparatevi, perché questa è la punta dell'iceberg da nave che va a sbatte dopo. Spoiler, capito quale? Ma sta seconda parte distruggerò tutte le vostre certezze, tutto quello per cui mi siete venuti contro. Qui ci sono le risposte. Ancora difende sto scempio de retconnate, perché a livello dei film alla fine mi è piaciuto come il primo. Stiamo là. E quindi eravamo rimasti, Spritz, all'uomo col secchio. Newt non sa come approcciarsi alla più magica di tutte le bestie. Non è una cosa bella. A Tina, che devo fare? Dimmelo tu, che rimorchi una cifra. Modestamente, sono l'ideale di bellezza del 1927. E chi me qua? C'ho il doppio petto, il doppio mento, pure triplo. Dille quello che vuoi. I suoi occhi sono come quelli di una salamandra. Dille quello che vuoi, tranne questo. Ma le salamandre sono belle. Evita riferimenti a rettili, insetti e anfibizi. I tuoi capelli sono cespugliosi. Insomma, dipende da come la prende. Ci farebbe una Tanandoxi. E dai! Prova con... come stai? Azz! Hai capito che tecniche, Jacob? Vecchio ippogrifo, ippongrifato marpione, l'uomo col secchio. Ed è proprio il secchio l'unico metodo per lasciare il paese illegalmente. Sarà una passaporta. Chi siete? Jacob e Newt. Cosa portate? Snasi, 50 galeoni. Me ci compra la fabbrica dei secchi. Ma perché te sei famosetto? E se non me paghi, te vendo agli Auror. Ho un déjà vu. Déjà vu? È un incantesimo francese? Me stai attaccando? Bravo, Newt, che te fa rispettare da tutti. Pure il primo coglione. Ma dagli una vincinata in bocca. Si parte. Dammi la manina. Ana capito, Ana caportus. Giù per il secchio, che è una passaporta. Ma non si colora di azzurro manco questa. Gialla. Porca puttana.
Ed eccoci a Parigi! Confondus. Subito coi reati! Aggressione a pubblico ufficiale! Poi si chiede perché lo confinano in Inghilterra. CSI, Crimes Naso Investigation. Con lui! The original, the one and only, Woody Allen! Lo snaso. Pia i soldi. Va! Lo snaso stava già procedendo senza che Newt glielo dicesse. Però sti incantesimo appare vestigium. Sarebbe stato molto utile ai tempi de Sirius e coda liscia. Magari qualcuno scampava per gabbio visto che fa vedere replay di quello che è successo. L'incantesimo VAR. Non dovete creare sti incantesimi sgravissimi. Costo coso risolvi tutti i casi de tutto. Lo snaso snasa in giro e Newt lecca per terra come la più schillata delle ASM magiche Artist. Va, c'è pure il microfono con le orecchie, quello che c'hanno loro. Che io devo capire l'azienda che si è specializzata in microfoni con le orecchie. Ma che cazzo, ma questo mondo deve esplodere. Cos'è quello? L'orecchio oblungo. Fred e George Freebooter, ma non è vero mai. Boni tutti che Newt finalmente fa il lavoro suo, spiegandoci lo steroigatto, che si chiama Zhouo, creatura dalla mitologia cinese, che mena e zompa e piotta. Citte dal libro Animali Fantastici, Brez, eh? Mentre lo snaso trova Porpettina. Ha piedi incredibilmente sottili, hai notato? Dai. Le faccette, servono le faccette! Ma... Feticismus? Le si è avvicinato qualcuno. Segua quella piumetta! Segui ma piumetta! Ma lo snaso è a piede libero! E calla! Parigate le gioiellerie, i compro oro! Accio, snaso! Devo dire qualcosa? Non credo. Quindi, da strong independent woman, va al ministero della magia francese. Comment ça va, voulez-vous coucher avec moi, tu sais? Non ho capito. Ciao, cerco, porpettina, gold, spin. Il fatto che tu parli lentamente e mi mimi le parole è incredibilmente razzista. Eppure sta via de ne scargo, muove le manine. Vabbè, per girare pagine. Una stronzatina, dai. Comunque qui non c'è nessuna Tina Goldstein. Cosa? Ma non è possibile! Adesso me sentono! Chiamate il direttore! È un'ora che sto in fila, devo pagare bolletta, c'ho da fa! Ci allontaniamo da Queenie per seguire una vecchina che si rivela essere a Bernati! Con Rosier! C'è sempre una sicurezza negli Harry Potter, che i ministeri li buchi così. Che se saranno fregati? Queenie non riesce a ritrovare la sorella. Comprensibile in una megalopoli di quasi 3 milioni di persone. Nel 26 già. Quindi che t'aspettavi? De ritrova Jacob e Newt. Oh, che culo! Manco che a Felix Felicis! Manco a dista vanno al ministero, eh! Ha senso che se becchino! No! Per i cazzi loro! A seguire la piumetta! Ma e Queenie li segue, non trovandoli manco più! Era tutta una scusa per fargli salire a presa male e fargli sfarfallare il potere legilimens. Ora sente lo stadio. Sta in diretta con la Quiffritz League. Abbiamo perso i rigori, sì, ho capito, basta! Questa comunque non è legimanzia. Questa è telepatia, è true blood. Meglio, pur blood. Riecco Rosier, appena uscita dal ministero. Quindi ha senso che la becchi, capito che te voglio di? Non è così difficile. J'ai tout à po'? Ma cosa vuole? Ma fai apparire un bidet e lavate! Bidet? Cosa ci si lava? La faccia! Aia! No, Queenie! Che fai? Me turni heel? Credence e Gina, intanto, sono riusciti a scappare dai soprusi, dagli abusi, ma non dai collusi, che lo spizzano. Mentre imboccano in una casa che fa salire un botto a tensione, o spettatore. E di chi è? Di Irma Dugard! La madre di Credence! Che lo diede via da piccino! Perché l'hai fatto, madre? Perché pure io sono piccina! E poi non sono tua madre! Quante rivelazioni, oh, fermi! Irma era la domestica di famiglia. E infatti non lo volevo dire, ma la signora mi pare un'elfa. Ecco perché fate magia con le mani! Siete tutti mezz'elfi, pure Grindelspritz! Cazzo, così avrebbe senso, ci sto dentro! È un elfo o no? Non vorrei sembrare indelicato! Fatemi vedere le orecchie! E se non è un'elfa? Perché fa la domestica e ruba il lavoro agli elfi? Eri tanto bello! E sei ancora bello! Basta che smetti di gonfiare i fan. Spiegone! Il primo dei tanti, su Credence. Ma prima...
prima devo andare a vedere che cazzo succede. Ma prima me devo un cazzà. Guarda questo. Che cazzo sei? L'uomo sabbia. Che magia è? Non è una magia. Sei tu che tappisci carburo e spigni e quello te fa passare, perché cioè non mi fa incazzare l'incantesimo nuovo, eh? Anzi, ben vengano. È che non ti spiegano niente. È che non so più magie. Mai vista da nessuna parte. Smaterializzate al massimo, Cristo Dio. Storia di Credence. T'ho ammollato alla signora Bourbon. Fine storia di Credence. Doveva prendersi cura di te. Si è presa cura di te. Beh, diciamo che adesso le scale di amore adottivo vanno da un minimo, che è Marilou, a un massimo, che è Petunia. Quindi no, glielo devo dire, signora. Ma no, comunque non fa in tempo a dirglielo, che sbuca quello dal muro. È Gunnar. Arrivo, si salvi chi può. Avada Kedavra lanciati random. La signorina piccina Minù ci lascia. Ha detto quello che doveva dire. Arrivederci. E do sta Credence? La domanda di questo film. Un po' dappertutto. Gunnar? Se fa un protego? Un protego Maxima? Non lo so. Ma aspetta la grande botta dell'Obscurus. Il pressing non lascia aperture all'avversario, signore, che non è impressionato. Non ci siamo, San Vigem. E quando vuole se sa smaterializza, lasciando i due reiettini rettilini, no, solo una, a piangere la perdita. Piccola, sì, molto piccola, ma grande nel loro cuore. Dobby vibes. Vabbè, l'hai vista 2 secondi, non è che ho empatizzato tantissimo, onestamente. Se proprio mi devi dar verità serum. Ma scopriamo che Gunnar lavora sì per il ministero, ma anche per Grindelwald, che come ti ho detto nei video del 7° libro films, Accio Marchetta Bus, ha fregato il motto a Silente, come si vede nelle lettere. Ha fregato il logo a Silente, che si firmava Albus con la A fatta a Doni della Morte. Cringe, sì, ma comunque era suo. E gli frega pure la mossa, le tattiche. Veglia su Harry, Piton. Grindelwald? Su Credence, Gunnar. 2 Silente, ragazzi, no. Ammazzatelo. Ammazzateli tutti e due! Sono un pericolo per il bene superiore! Fine di Gunnar in sto film, tra l'altro. Non lo vedremo più. Speriamo nel prossimo, perché l'hanno presentato sporchissimo. Le tue ultime parole? Jumanji. Newt e Jacob voyeuristi fissano le coppiette, abbandonandosi alla nostalgia, perché pensano alle donne che tanto amano e che se ne sono andate via. Soprattutto Newt, perché ce n'ha una carrettata in sto film e non si decide. Quindi con lei non solo non puoi guardare altre donne, ma non puoi manco pensarle. Devi stare attento a non viaggiare con la fantasia, sai, no? Mai un secondo di privacy, nemmeno nella tua testa. Sta cosa, se ci pensi bene, te porta alla follia. Quanto mi manca. Mi capisci, vero? Ti manca Tina! Ma sto mese ho fatto l'incantesimo silenziante al Wooper. Vabbè, tanto Bounty non mi pare tanto sveglia de suo. Forse Tolliver la rispetta di più. Forse è meglio così. E lo so che Achille, potevo fare il meme Achille Lauror, sì! Lo so! Ma che veramente pensate che ci ho pensato? Ma l'hanno fatto tutti quel meme! Io mi invento i miei, non frebuto, maledetti! Maledictus! Comunque Newt e Jacob sono riusciti a rintracciare Cabilame, che pure lui si mette il collirio. Una lacrima sulla guancia. Oh! L'ha visto il filettino? La piuma si ricongiunge al proprietario. Soffermiamoci sul bel momento. Signore, mi scus? Non compro babbani, mi dispiace. No, no, stiamo cercando una nostra amica. E la piumetta dice che lei l'ha incontrata. Ma questa è la parola di un oggetto inanimato contro la mia! Lo sapevo che avevate pregiudizi! Vedremo al Wizengamot a chi daranno retta, messere! Ma perché siamo tanto preoccupati? E ancora non ne abbiamo denunciato la scomparsa! Forse dovremmo! Lo sappiamo solo noi! E adesso anche lei! Se spariamo, chi la cerca più? Capisco! Sì, sì, l'ho incontrata! Venite con me! C'ho i rospiti in menta! Ok! Eccola qui! Insieme ai cliché, quelli belli! Com'è andata la scena? Tina, Newt e poi silenzi. Expelliarmus. Come si comporta una persona normale? Tina, Newt. Oggi è una trappola con l'infame stupefici, umalo! Ma lasciamo perdere. So i dogmi delle sceneggiature americane. Si scopre che Kama vuole trovare Credence, già lo sapevo, per fallo secco. Perché? Perché sta diventando un po' troppo famosetto. Lo cercano tutti. Ho un primato da difendere. O io o lui.
Calmo, non sei abituato a parlare così tanto. Di solito fai la signature move e basta. Infatti Kama si eccita troppo e gli pia un coccolone, bus. Così, de botto, gli sviene davanti. Convenientissimissimissimissimissimissimo. Cazzo, davanti gli sviene. Ma come si fa? Se mette KO da solo. E famo passare pure questa. Ma perché c'è la reunion? Newt, com'è andata in Danimarca? Alti e bassi. Mentre l'asticello si riconferma maestro in lockpicking. Ma perché non te sei liberato tu con le manine? Tanto cioè ormai a che serve l'Expelliarmus? E niente, questo svenuto qua sta, così lo trovano subito. Già finita la minaccia di questo. Che tristezza. Ma perché mo ne parte un'altra di minaccia? Lo Zowu! Fateglielo vedere l'Umbridge che risolve, lei si innamora. Beh, dopo tutto sto film si chiama anche Animali Fantastici, Brits. Guardalo come cerca Alice. Ma Newt è qui a risolvere la situazione. Quale mirabolante marchingegno che si muove, ciuschi, tirerà fuori dalla valigia magica proprio lei! Alice! Un giocattolino per i gatti? Dai, c'è sta, è simpli. Meglio della tentata violenza sessuale ai danni del cieco a Barfield prima? Sicuro! E via nel paese delle meraviglie! Almeno mo la valigia non si apre più da sola. Gli ha fatta a fare un reparo. Te ci risparmiavi il film prima. Finalmente è ora di andare a incontrare la vecchissim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 iss
statuto di segretezza. Chiama K. Quello non era un alieno. Ma prima di andare, ci trasferiamo ad Hogwarts! No, non me l'aspettavo! Mi commuoro! Lo vedi, mi fregano con ste cose, vedo Hogwarts e mi piace, ci fregano così, ragazzi. Per questo continuo a vedere questi buchi contorno alla trama. Gli Auror del Ministero! Compresi Teseus e Leta! Sono andati a far visita a Silente, mentre fa lezione di trasfigurazione. Quello che insegnava lui. Anche se non mi pare trasfigurazione. A meno che sto ragazzino prima non fosse uno sgabello. Non me pa... Ma aspetta, Silente, pura Hogwarts, sui tap, cor completo, a Hogwarts. Ma che state a fa'? Ma volete ancora difendere l'abominio che stanno facendo? Stanno levando tutte le robe che rendono maghi i maghi. Le bacchette e tuniche. Stanno distruggendo il business di Madame McClane. Tra quelle che si fanno i vestiti da soli e questi con l'abiti babbani. È anche vero che Lupin aveva la giacca al terzo film, vabbè. Ma non Silente, che pure tra i babbani va in giro che ha sottana. È una peculiarità dei maghi andare in giro con la giacca e il costume da bagno, perché proprio non sanno come si veste un babbano. Questa era una cosa dei maghi, è sparita pure in Inghilterra. Anche in antichità era così. Non mi dite perché qua erano gli anni 20. Guarda Bob Ogden e non regge manco più la gente che mi diceva ma quello è il primo film perché stanno in America, se vestono bene. Silente col gilet, Silente, quasi plagio. Mo mi incazzo veramente e stiamo ancora... Ma ragazzi, ma... Oh, riga. Vabbè, comunque mi è piaciuto come l'altro film, sì, più o meno. Ma non vi fanno incazzare queste cose? Se vi fanno incazzare, bene, così anche chi ha visto solo i film può capire quello che ho provato io in anni di video su Harry Potter. Ah, non fa piacere quando te svaccano tutte cose, eh. E se non ti fa incazzare, Wizardry World è il posto tuo. Vabbè, arrivano le guardie. Non potete far così. Ma io sono capo delle guardie e faccio come mi pare. C'è pure un drachino. Ah. Andate, piccoli angeli, con la professoressa McGranit. Co chi? Sta signora McGranit. Sì, mo l'hanno invecchiata. In teoria è nata a sto periodo. Anche se io non lo sapevo, tra l'altro, eh. Pensavo che stesse da Silente. Ma de base, con tutta amore, me frega un cazzo da McGranit. Sì, è più vecchia, pace. Gli hanno pure tagliato una scena, porella. Poi sembra pure più giovane di Silente. O si porta da paura, o c'ha gli Horcrux pure. Lei ha sacrificato il marito, ecco perché è vedova. Ma può essere tutto. Non so queste le cose che me fanno incazzare. Mo ci arriviamo. Silente è bravo. Oh, ma sta buono. McLaggen. McLaggen? Tutti i nomi che abbiamo già sentito. E avo di Cormac, quello che ci provava. Anzi, ci proverà. Coermione. Che volete? Sapere se ha letto le predizioni di Tico Dodonus. Ridaglie. Un figlio bandito.
una figlia disperata. Buono, buono, ancora troppo presto nel film per dirla tutta. Si dice che si riferisca all'obscuriale e che Grindesbritz lo voglia dalla parte sua e che pure te lo stai a cercare con Newt. Mentre a noi ci ha detto di no. Ad Axua su Van tutti! Ma non è vero! O forse sì. Travers. Oh! Per tre! Un altro nome di cui conosciamo un discendente! Mangiamorte! Quindi questo non è che mi fa pensare benissimo di te. Pregiudizio! Anzi, post giudizio? Perché tu nipote o fio? Ma post giudizio sarebbe il giudizio? Non lo so. Ma tranquillo, Travers! Non me te metto, de Travers! E fatela una risata che domani te svegli sotto al platano picchiatore. Tutti e due vogliamo la sconfitta di Grindesbritz. Ma la profezia! Sì, però davvero, regà. Profezie, orfani, silente che va sbatte sempre col caramel di turno. Intravedo uno schema. Travers, dammi retta. Così spingi i sostenitori dalla parte sua. Non è vero! How could this happen to me? E allora vaffanculo, va. Sì, sto citando sto video. Ma niente de personale, silente. È che me stai sul cazzo. Oh, sei nella mia scuola. Te sta allargà peggio degli occhi. Te sbrago, te faccio evanescere. Nessuno dirà mai un cazzo. Domani sei nel padding fatto dall'Erfi per la colazione dei ragazzini. Ma è anche questo lato forte, vedi? Perché non c'è cattivo più cattivo di un bra che diventa cattivo. Quindi vai addosso a Grindesbritz! Non posso! Perché? Che hai fatto un voto infrangibile? O per questo? Blue Potter, il grande ritorno! Nella brughiera inglese, a Godric's Hollow, l'amicizia legava questi due giovani geni. Rileggetevi Vite e menzogne di Albus Silen, by Rita Skeeter. Lei e Grindelwald eravate come fratelli. Ma perché me la butti sui fratelli? Non era proprio così! Oh, eravamo più che fratelli. Ah! Non vorrei che se perdesse l'omosessualità di Silente, però. È un retcon pure questo, eh. Ma come ho già detto, mi pare, in video precedenti, ci starebbe. Se so cagati sotto alla Warner, come si diceva all'epoca dell'uscita del film, vedremo. Anche perché sto sguardo lo vedo bello languidino. Accetta di combattere per la nazione? Non posso, non me lo chieda. Allora ha già scelto da che parte stare. Chi si estranea dalle lotte è un gran figlio dell'ilipotte. E chi è? Boh. Oh, i braccialetti di metallo! Da adesso in poi dovrai esaudire tre desideri di chi spreca la coppa delle case. No, sapremo qualsiasi incantesimo che lancerai. È una traccia per adulti. È illegale. Sti cazzi. La legge sono io, non l'hai capito? Sei un coglione. Ma d'altronde, non si può dire Scamander senza Scam. Come non si può dire Dumbledore senza Dumb. Inoltre, non insegnerà più difesa contro le arti oscure. Ecco perché non mi pareva trasfigurazione. Ma mica per niente, eh. A fine sti cazzi. Ma perché trasfigurazione è la materia più difficile e la insegna l'insegnante più bravo. Silente, prima di diventare preside. La McGranite, quando Silente è preside. Infatti pensano tutti che la prossima preside sia la McGranite. Capito perché? Ma invece difesa contro le arti cattive fa più fico. Ma va. Attenzione, Silente prova a fare la mossa pure su Teseus. Vieni qua! Non gli da retta! Quello imperia pure senza bacchetta! Rivediamo la sala grande di Hogwarts con Leta, che si perde nei ricordi. Senza manco il pensatoio, non serve più. Constatiamo con dispiacere che in gioventù era bullizzata. Però lei si difendeva. Piton intensi, Fritz. Chiudi qua, ciao Vattabus! Nuovi incantesimi anche lei. Riecco pure la McGranite. La scuola è desilente da McGranite, regà. E The Roof. Sempre loro, pure qua. E poi si corre felici. Heidi. Che cazzo ridi? 200 punti in meno a Serpeverde. Tutti a cercarla. Tipo il boccino. Quanto pare l'anseguono per sport. Ma Leta imboccata, guarda un po'. Dove si rifugiava Newt? Con gli avvincini piccini. Oh. Newt si sta prendendo cura di una bestiola. Magica titolo del film? No, un corvetto. Ma dov'è Hagrid? Voglio Hagrid, voglio che si conoscano. No, nasce Star Tranno, cazzo. Nasce nel 28. Lo vedremo nel terzo film. Vedremo il padre di Hagrid. Ti prego, sì. Comunque un corvetto. Il simbolo della tua famiglia. I guardiani della notte, i Lestrange. E a Serpeverde stai? Mi pare una cazzata. Dovevi andare a Corvo Nero, scusami. Faceva pandan. C'hanno ragione quelli che te inseguono. Scema!
Lezione di difesa contro le arti cattive! Silente a quanto pare la insegna da anni questo cesso di materia. Non è vero però, ok? Col molliccio! Che comunque, vabbè, non sappiamo se prima di trasfigurazione abbia insegnato difesa. Non so questi i problemi. Ci stiamo arrivando. La forma del molliccio di Newt è una scrivania. Il suo sogno è dare fuoco all'Ikea. No, è un simbolo. Per cosa? Il lavoro d'ufficio. Ebbene sì, Newt Scamander ha paura del posto fisso. Altro che asparago! È pazzo completo per l'italiano medio! Però questo è quello che dicevo prima. Perché rifiuta il posto fisso? Perché c'ha l'Asperger? Dopo che uno te lo dice, pensa lo spettatore medio. Parliamone un attimo perché non mi avete capito il riassunto prima. O meglio, non mi sono fatto capire io. Il punto mio non era parlare dell'Asperger. Non ho due lauree in psicopedagogia. Non pretendo di spiegarla. Ma mi dà fastidio che gli sceneggiatori usino ste cose a cazzo de metacnarl nelle sceneggiature. Tante volte per coprirne i buchi. Piuttosto che rendete conto che scrivono col culo, tu ci hai visto l'Asperger. Eppure Sherlock dicono che abbia l'Asperger. Joker, Sheldon. Basta usare l'Asperger. Ma che è la nuova wave di Hollywood? Ma perché mi sembra una cosa buttata in mezzo nel calderone, tanto per strizzare l'occhio. Malocchio. Questo volevo dire. Rifiuta il posto fisso perché gli fa schifo e vuole vivere all'avventura. È un sognatore! Vabbè, levate. Tocca a Leta. Non può farti male. Ma che cosa? Che quando copia, anzi copiere al dissennatore, replicava pure i poteri. Che fosse stata Cho Chang distrutta a scuola, gli fa pure Godzilla. No! Nagini. Innocuo! Vada! Il molliccio sparisce. Di cosa ha paura Leta? Di luce al neon? No, delle buste da monnezza. Leta Thunberg, l'inquinamento. Che tragedia! Aspetta, ma c'è dentro qualcuno? Newt cerca di scoprirlo per noi. Ma prima gliela fa pia bene, mostrandole gli asticelli. E lo vedi che stanno a Hogwarts. A Gnarlac. È da un po' che stanno qui, eh. Una passaporta, via. E questo è Pikipiti. Comunque qua Lily Piton si sfrega, eh. Amore impossibile. Ma perché impossibile? Perché non sono finiti insieme? Comincio a sospettare che non ce lo diranno mai. Tornava al presente. E finalmente Silente becca l'incisore dei banchi. Erano decenni che lo cercavo. No, aspetta! Te sto più per culo! Lo faccio e lo farò. Prima che te ne vai, devo fa' la mossa pure a te, ok? Ok. Vedi, so che le voci su tuo fratello Corvus hanno fatto tanta bua! Che voci? Che chiacchiera? Chi è Corvus? Il fratello di Leta. Ma il fratello di Leta? Di che no? Sia Credence. Quindi non è vero? Il fratello è sparito? E si chiamava Corvus? Ma soprattutto, la tua famiglia ha come simbolo un corvo. E chiami tu figlio Corvus? Ma quanto sei cringe e barra da senti galla? Corvus Lestrange quinto. Ma è un Lestrange o il fratello di Zachary? Fu! In quanti sa sentono calla da quanto tempo? 5 Corvus! E te stupisci se se dà? Ma non si è dato! È morto! Per colpa mia! Sì, l'avevo capito, sorella, non te lo volevo dire. Ma che quella allora è la salma. E te te senti in colpa. E tutti ti odiano e te rincorrono per sport per questo. Se manco a farlo apposta, o forse sì. Pura la storia mia è così. Ma è morta mi sorella. E le voleva bene. Non quanto avrei dovuto. Bravo, bello. Già mi stavo aspettando un più di ogni altra cosa al mondo a chiacchiere. Invece, brava Rowling, qua non hai svaccato. E dai Jude Law. Forse Jude Law ha letto i libri. Mi è piaciuto come l'ha resa. Un po' sofferente. Jude Law nuovo Tom Felton. Alan Rickman, no, ancora no. Perché a parte i vestiti e ste cose che gli fanno di ogni tanto, vabbè. Ride, cazzeggia. È serio quando deve essere serio. Oh, si sarà indurito con l'età? No, è che gli attori non leggono i libri. E se ne vantano pure. Quindi Leta cede un po', mentre Silente gli cita la trama vera dei libri. La confessione è un sollievo, mi dicono. Insomma, tua sorella è morta. Mo confermi? Sì. Allora, li mortacci tua.
Ma che da tu mi dici questo? Tu, che non dici un cazzo mai? Se non è per fa breccia tipo mo, Silente sei l'emblema del manipolatore peggio dei grindi e sprizzacarbene è cattivo. Non è vero? Infatti ho detto di che no, che la confessione è un sollievo. E io ci convivo da anni col mio rimorso, rimpianto che me mozzi, che me pianta. Chiamata Sprite. Nasce fa 4 anni. E che cazzo? È brutto, eh. Devi fare come la canzone. Nessun rimpianto, nessun rimorso. Torniamo a Parigi. Da Queenie e Vinda. Guadisci un po' di te? Butaggio! No, grazie. So inglese. Ho degli standard abbastanza elevati sul te. Devo proprio andare. Ma prima deve conoscere bel padrone di casa. E pian po' di te ci rimango male. Il padrone di casa? Ma è sposata. Almeno lei. Più in una relazione complicata. Lei se ne va, ma io sempre qua sto. Ho detto di no. Ma educata, ma non andasse. Ed eccolo il padrone di casa. No, odore di sotterraneo. Non mi pare il caso. Il nuovo padrone di casa, Grinde Spritz. Stia lontano, messere, o userò la forza letale. Ma non puoi, non sei Auror. Ma non è colpa tua. È che ormai sono tutti Auror, pure le romance dei coprotagonisti. Non ci stanno più i mestieri belli de una volta. Tipo lo spezza incantesimi. Senti che nome, spezza incantesimi. O fa Bill. Una figata? Niente, tutti Auror. Auror! Perché fa figo? Tutte guardie. Non m'hai convinto! Vieni con me, te faccio sposa Jacob. Sì, grande capo, certo, non dovevi dire altro. Ma questa passa dalla parte di Grindelwald veramente. La mossa funziona su di lei. Ci potrebbe stare perché è esasperata dalla situazione in America. Che non si può sposare, non può stare con Jacob. Anche se basterebbe trasferirsi in Europa. Ma ok, però me di Anna fino a fondo, quindi non famo che all'ultimo te tiri indietro. Perché sarebbe veramente scontatino. Detto questo, signori, direttamente dal mio video del 6 ottobre 2017, la predizione real. Silente nello specchio delle brame e tazza Kecid non ec, vede un mago biondo che gli dice: prendimi Albus, prendimi, e non un paio di calzini, e manco Ariana o Kendra. Or padre, un parente, serio, Silente? Tu sorella morta per colpa di chi? Se sa? Sti cazzi! Grinde Spritz! Ma io scherzavo! Fino a una certa. Era un meme! Tu sorella, oh! Ok, al cuor non si comanda, non si imperia. E ci avevo quasi preso col voto infrangibile. Però siccome è passato de moda, già l'abbiamo fatto vedere. Qui c'è una cosa quasi uguale. Il patto di sangue! La Rowling gioca Bloodborne confirmed. Ma che se sono sposati? Le goccine vengono sigillate dentro la fede nuziale, che si rivela essere il ciondolino di inizio film. Ed è qua che ho capito che non ci stava la lingua, quello che ho detto nella prima parte. Comunque, finalmente, niente più dubbi. Nessuno è più basito. Silente gay confirmed. Oh, meno male. È una fratellanza, un patto virile. Ma dai, ma è ciò che desidera di più al mondo. Ormai è confermato, perlomeno bisex. Torniamo da Newt, che fa amicizia con lo zoo, a cui rilascia le catene con la sola imposizione delle mani. Niente, e bacchette, solo perché ha letto i libri. Incontro gelido come una pomiciata con un dissennatore tra Newt e Tina. Pensiamo al TikToker, che ha fatto un voto infrangibile. Lui. Ecco perché diceva o lui o me prima. E loro lo capiscono perché ha delle cicatrici sulla mano. Le cicatrici date da cosa? Dal filo che li lega. Ma mica lascia cicatrici! O Pitone e Narcissa l'avrebbero scioccati subito. Stanno a sminchia tutto. Pretesti di trama per farglielo capire. Le cicatrici. Non dico più niente, ora pensate con la vostra capuccina. Ah, riecco il vermetto. Ce lo dite che è? Sì. È un parassita di un drago d'acqua. Fine. Niente de che. Chissà che me credevo che gliel'aveva impiantato Grinde Spritz, che c'era qualcosa di figo. No, è che questo non se lava le mani. Mazza pure di sti tempi. O se le lava nell'acqua contaminatissima. A reggi coso. Mo sta bene, è risorto tutto. Deve solo sta attento agli assessori leghisti. Tutta sta sottotramina non fa passare a Tina la sofferenza nel rivedere Newt. E fugge verso il tramonto.
Arrivederci. Vai appresso! Ma me denuncia! Newt Stalkander! No, fidate, vai, vai! Newt gli va appresso! La Love Story! Numero 3 del film. La prima, Silente, Grindespritz. Seconda, Queenie Jacob. Anzi, questa è la numero 4. Terza, Snasi. Dai, ego i piccoli problemi di Horcrux. A 30 anni, però! Dovrebbe essere passata sta fase timidina. Ditevi le cose, ragazzi! Perché ci avete 30 anni e vi comportate come i teenager? Funzionava con Harry a scuola! Allora passiamo ad argomenti più maturi. Maturi come le prugne dirigibili. Infatti Tina ce l'ha con Newt perché lui viene da strada, da valigia, e non gli piacciono i guardi Auror. Ammazzano quello che non capiscono. Ahab! Ma non è vero, stai generalizzando. Un breve estratto. Ma io so Auror e so bra... Sì, ma perché tu sei una testa de me... Testa de mezzo. Sta parlando dei Runespor, la bestia Targaryen che abbiamo visto al film prima, nelle scene tagliate però. Quindi che mo nomini a fa? Che ne so com'è fatto? Non ci avete fatto vedere? Vabbè. E anche qui hanno tagliato scene. Un mare con la busta da monnezza in mare, ma quasi tutti inutili, tranne alcune. Ma hai detto mettile, e allora le metterò. Anzi, una te la dico subito. Una che fa vedere quando Credence si riforma alla Majin Buu. E niente, carina. Poi te dico le altre. Comunque spiegone del Runespor. La testa a sinistra è quella pianificatrice, quella a destra la critica e quella di mezzo è la visionaria. E tu questo sei? Sei una testa di cazzo. Di mezzo! Suddenly tovaglie. È Grindelwald che chiama i suoi seguaci. Aggiungi un posto a tavola, che io apparecchio bus. Se trovamo Credence Barebone c'avevo l'Obscurus. Ma che cazzo di magia è? Il suo marchio nero. Lui c'ha il telo nero. Ma stendilo su sto film. Newt capisce che non c'è più tempo e decide di andare al Ministero della Magia francese, perché c'è uno scrigno che ci dirà la verità su Credence. Marendo. Anzi no. Come? Quando? Perché? Una cosa alla volta. Come ce lo direbbe? Quando l'hai scoperto? Perché lo dici solo mo a 1:20 de film? Lascia perdere, andiamo. Spunta fuori uno scrigno a caso del conte. In teoria in una scena tagliata c'è una mezza spiegazione, ma io non l'ho trovata sta scena. Dove gli dicono cose, Newt se flescia ad andare a cercare indizi al ministero. Una cosa, ma tanto è tagliata. Ed è quello che Abernathy e Vinda se portano via dal ministero non tanto tempo fa. Ma uno a sto punto fammelo vedere, non lo coprire col telo. Almeno vedo che esiste un cazzo di scrigno. Secondo e più importante, messo così a caso, quando ha acquisito queste informazioni? Lo scrigno. Ma ti rendi conto di come è scritta sta roba? Riecco Credence finalmente, che tutti parlano solo di lui. Ma l'abbiamo visto una volta in tre quarti dei film. Pure lui coi volatili. Che sarò matto io. Spoiler, non sono matto, ma veramente questo lo so dopo. Ma i pulcini spelacchiati mi ricordano sempre Torchic. Adesso lui e Gina Nagina abitano in una soffitta distrutta che pure Aladdin chiamerebbe un agente immobiliare, anche perché è al centro, con vista a Torre Eiffel. Come si vede che sono gli anni 20. Adesso 10.000 galeoni al metro quadro. Ma da chi vengono interrotti? Da Grindespritz! E li mortè. Ma prima scena tagliata! Dove ti fanno capire che boh, sti due si amano, quinta coppia. Lui gioca con l'Obscurus e la penetra! No dai! Però è così! Ma che fate? Adesso è incinta! No, è romantico! E forse il senso vero era farti capire che più o meno riesce a controllarlo ormai. Mo so cazzi! Poteva rimanere come scena, anche se te lo fanno già vedere da Gunnar che lo sa controllare più o meno. Comunque, fine scena tagliata. Che mi fa pensare una teoria, ma te la dico dopo. C'entrano discendenze le Strange e io ho paura. A fine riassunto te lo dico. Detto questo, sentiamo che dice. Voglio che tu abbia quello che non ho avuto io. Una morale. Perché tu sei speciale! Quando pensavi che l'Obscurus fosse mia sorella, mi hai detto che facevo più schifo di una cacca bomba scaduta! Ma quello non ero io! Era Colin Farrell! Tu cos'è che vuoi? Sapere chi sono! Perché non lo so! Però presto lo scoprirò! Perché sono un retcon! E una nuova realtà con le sue verità, che avrà nel tuo passato! Vieni!
a Perla Chess stasera. E scoprirai tutte le cose da sigla che ha cantato. È una festa a tema. Sì, qual è il tema? Il bene superiore! Va bene. Ma il pulcino dove sta? Mi sono trasformata un attimo. Avevo fame! Kama parla nel sonno. Padre, no, please. I Jackson 5, Corvus 5. Non voglio allenarmi a ballare, voglio godermi l'infanzia. Eppure Jacob parla. Nonna, no, basta maritozzi, voglio fare sport. Ed appare come una presenza la vecchissim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 iss
amico di Silente, non ve lo dire, Nicolas Flamel! Piacere! Scusa. Fine dell'entusiasmo. Non mi dica un altro comic relief sotto trame comiche che si incontrano. Martellone, Martellino, Pane ed Elisir de lunga vita. A quanto pare sì. Sono pura velocità. Non sono più agile come quando avevo 444 anni. Nicolas Flamel, per chi non lo sapesse o non se lo ricordasse, fosse stato obliviato oblivinato, è l'inventore della pietra filosofale, quella del primo film di Harry Potter, il film dove morirà a 666 anni. Quindi ora ne ha 1927-1326 601 anni. Ma sei un fischielletto. Siccome la trama deve andare avanti, ma questo non vuol dire che debba avere un senso, Flamel c'ha una palla. Ma è una sfera di cristallo. È veggente lei? Non lo sapevo. Perché non è vero? L'avrebbero scritto nelle cioccolate. Che poi boh, c'ha tipo la diretta streaming con la tomba dei Lestrange, dove stanno convergendo, corveggendo tutti per lo showdown finale. Ma che ne sai te della tomba? Come l'hai scovati pure te? Grazie Flamel. Scus. Jacob corre da Queenie. Non andare. No, ma diglielo quando è arrivato nei Champs-Élysées. Cioè, oh, ma che cazzo. Perché è una predizione per davvero. Mo Flamel predice. Quindi si è predetto la ricetta per la pietra filosofale. Ma uno scammone. Da quando? Le cioccolane. Unica fonte di informazione su Flamel, ricordiamolo. Insieme al libro che leggeva Hermione nel primo film. Ti ricordi? Non mi ricordo come si chiamava. Forse è la storia di Hogwarts. No, non credo proprio. La lettura leggera. 600 anni di vita. Nessuno ha scritto un cazzo su di te. No, parlavone un attimo, perché cioè, Piton dovrebbe avere un quadro tuo appeso in aula. Pozionista top della vita. Metafora, iperbole, parafrasi. Metafora, paraperbole. Di Nikola Tesla. Comunque a te piace la lirica. E dove sta tu moglie Peronella? Vabbè, ti perdono perché fanno vedere il sasso dei soldi veri. Sì. Come l'hai creata sta pietra? Dici l'ora che te vedemo. Ma sai, un po' di questo, un po' di quello, l'atenocromo. Cosa? Flamel però non prende la pietra, ma un librettone. La sua agenda. E si ferma la foto di Eulai X, professoressa a Ilvermorny. Dopodiché ce parla. Ma questa è ancora viva! Non è un quadro, è un'agenda barra telefono! Ma ragazzi, stai vedendo che sta andando tutta a babbane sempre di più, sì? A parte che queste sono foto e se muovono e basta, non parlano. Se no sai che bordello sul comodino dell'umagorno! Ma anche fosse, non è Discord! Se usa a Metropolvere o i Patronus per parlare! Esisteva anche questo metodo! Mi vengono in mente... non tanti, eh? 11 milioni di modi in cui poteva essere utile sta cosa in futuro! Ma tutta... o saranno scordati. Succede, succede. Va a fa casino pure te, dai. Hanno fatto i conti senza l'oste. Oporosi. Vediamo quale sarà il piano di Newt per entrare al ministero. Chissà, eh. Come entreranno? Quello è Polisucco? Non vi va proprio di scrivere. Rowling, Warner, infatti prima chiedemi i sordi dicendo Harry Potter, Harry Potter, tu ricordi che bello? Quante emozioni quando leggevi i libri, eh? Sì, ti hai i sordi, vattene. Guarda, te lo giuro, mi rispetteresti di più. Newt si trasforma nel fratello Teseus Lauror e un abbracciatore. Sarà stata la combo de cose strane che ho visto in 10 minuti di film, ma per un folle attimo mi sono impanicato. Te lo giuro, ho pensato fosse un lavoro del ministero, l'abbracciatore. Pensa quanto mi sta a fa del male sto film, perché può essere tutto ormai. I patti narrativi sono stati infranti da mo e non è morto nessuno. Non c'è un filo, non c'è niente. Ci sono solo le stronzatine. Lo dice perché l'ha abbracciato a inizio film, credo. E no, perché lui c'ha l'Asperger. Ma non buttate in mezzo le cose serie per coprire queste cagate cortesemente. Ma poi che vuol dire? Quello che c'ha l'Asperger diventa bullo col fratello. A lui gli piace il contatto, sai, perché mi vuole bene. È un coglione. O via per culo. Entrano sciallissimi. Da secoli la Polisucco fa imboccare dappertutto. E incontrano Leta, che gli dà un bacetto.
Vabbè, dai, te aspettavi. E lui gliene dà un altro. Allora sei stronzo. Ma perché il vero Teseus? Ah, ecco, meno male. C'è sta pure la loro The Love Story. Me l'ero scordata nel conteggio, vabbè. Il Newt polisuccato nemmeno si è cambiato i vestiti e si è già ritrasformato. Manco che la polisucco riesce a non farsi sgamare in terra. La polisucco trattata come pass per entrare nei posti. Ha perso tutta la magia. Basta, la polisucco, basta. Basta! Sì, ma non è un incantesimo, basta! Finite, è un incantesimo! Teseus in carcere ha smusato. C'era solo lui a inseguirli. Nessuno si è accorto di niente, va bene. Trasferiamoci al cimitero di Père Lachaise, il luogo della verità, dove lo scrigno è stato spostato, a quanto pare. E siccome serve una donzella in difficoltà, ma siamo anche progressisti, rapimo Jacob. Tutto questo mentre Newt e Tina entrano negli archivi. Come passeranno adesso i controlli della vecchia? Questa è Little Strange. Newt, no, io ho una mia personalità. Non cambierò per piacerti di più. Se vuoi posso farmi crescere i capelli, ma non è sano in una relazione. È un pezzo grosso, c'ha le fabbriche de bottiglie d'acqua. Faccia passare. Ok, devo firmare qualcosa almeno. No, lo sospettavo. Passano così pure qua. Forse sti giovinastri pensano d'avermi fregato. Ma guardami in faccia. Te paro nata ieri? So più vecchia di Silente io. Ufficio Misteri Vibes mentre cercano lo scrigno. E ridai a bisticcià, perché stiamo quasi a fine film e ancora non hanno chiarito che quella se deve sposare il fratello. No! Strillo io, strillano pure loro. Perdono tempo nella missione segreta. Io non ce la faccio più. Dai, chiudiamo sta cosa. Quindi non sei fidanzato? Ma che gli avevo fregato tuo fratello? Ma cos'è l'amore per te? Ci avadiamo a vicenda e famo vince Grindelwald. Vai, Newt, come t'ha detto Jacob. Allora, le salamandre! Tira fuori i pezzi di giornale, case, libri, auto. Chiamate Tiziano Ferro e dategli un faccia a Ferro in mezzo agli archivi per fargli i complimenti. È come se Ron e Hermione, quando vanno a prendere l'Horcrux imboccando al ministero, se fermassero e cominciassero a parlare di quanto era bella Hermione al ballo del ceppo. Ma ti senti ancora con Krum? E intanto Harry, oh, c'è l'Ambridge che rivuole il medaglione. Mamma mia, anche se sono una matplot, che schifo! Che cazzo fate? Che cazzo dice Newt? È qualcosa della serie, il ghiaccio che sento brucia come il fuoco? È come il fuoco nell'acqua buia. No, dai ragazzi, no veramente! Sta buono che sennò pure lei si interessa a tuo fratello! Sto cominciando a capire! Chi? Parli del diavolo e spuntano i coperchi! Ecco l'Eta! Siccome è arrivata, adesso devono sbrigarsi! Io non lo accetto! Io me ne andavo dal cinema! Se me perdi 5 minuti tra tutti i cazzo di momenti possibili qui al vigoletto, ti trasformi in chi? In mio fratello, quello che si deve sposare l'Eta, tra l'altro. Non io. Fine fatto, ciao. Commozione, lacrime, blablabla. E poi fa da missione. L'Eta scopre che gli hanno fregato tutte cose, ma gli hanno lasciato un bigliettino, perché pure lei è invitata per la Chess. Per la Chess? Venga a fare l'assistente alla poltrona. Poi c'avemo Ducari e un ponte. Scusa, tutti così più o meno stanno capendo dove sarà il rendezvous. È il caso di dirlo. Ma purtroppo, Piqué accento in lockpicking, ma è una ciofeca in furtività. E se fa ciocca. Quindi, circum... No, mi arrendo! Rota! Cioccati Nita e Liut. Il triangolo non dono della morte viene interrotto dalla vecchia de prima, con tre Matagot al seguito. Gattoni che non devi fa incazzare. Siete venuti nel quartiere sbagliato. E qui io ricomincio a non capire, perché pensavo che la vecchia avesse chiamato l'Eta, visto che Tina si è spacciata per lei. Oppure è venuta a caso a controllare la sua cassetta, va bene. Ma a sto punto penso che abbia chiamato i Matagot, perché mi pare infatti che se sa difende benissimo da sola. Mi serviva un testimone per dire che è stata legittima difesa. L'Eta stupefico ma un felino, non sapendo che i Matagot c'hanno l'incanto plurale maiestatis. Ne attacchi uno, ne spuntano tre. Ah, il Garfield! Però ragazzi, qua, cioè, mo quant'è mezz'ora che a inizio film ero impresa bene e poi il sequela di robe incomprensibili. Sempre così, o quasi sempre. Svaccano totale, io ce devo sta perché sì. No! Perché l'Eta attacca le guardie del ministero? Ma pure lei non fa parte del ministero inglese, stava dentro con Teseus! Ma pure lei
un'intrusa, ma non credo! Why are you running? Per difendere Newt! E tu attacchi i funzionari, non ce potevi parlare! Fai crimini così! Vabbè, scontro fra titani felini! Questo è il mio territorio, capito? Matagot, wow! Matagot, me coglio! Scena d'azione, distruggiamo gli archivi! America ovunque, distruggono sempre tutto, ci ha fatto caso. Con CGI, ormai non più Barbina da tempo. E 2001 Odissea Natana del Bianconiglio, tutti salvi. Pure i Matagot, che se cicciano fuori dal mondo magico, diventano semplici gatti. Oh, randaggetti. Mo te li pide, Newt, prenditi le tue responsabilità. Vorrei capire però che è successo, scusate, torno un attimo indietro. Se sono smaterializzati. Può essere. Hanno detto che nei locali del ministero non si può fare. Quindi sono arrivati nell'atrio per poterlo fare. Anche se non mi sembrava proprio una smaterializzazione. Sembrava un potere dello Zowu. Ma è un potere suo. Sì, a quanto pare. Newt dice qualcosa. Cambio scena. Kama è fuggito. Perché nessuno gli faceva la guardia. Quindi che cazzo rimane là? Eppure lui sta alla tomba delle Strange, minacciando qualcuno con la magia. Chi minaccia? Gina Nagina. Si scopre subito. Ma viene fermato da Leta. E Newt? Eccolo. Sono arrivati tutti. Dagli con gli spiegoni. Uno dei tantissimi. Il primo è che Yusuf e Leta sono fratelli. Ma quindi è lui Corvus? Ma non è morto Corvus? E non Credence? Il fatto che tu sia Corvus ci avevo creduto pochissimo de default, eh? Però non si sa mai. Ma allora io chi sono? Il primo film era tutto su di me praticamente! Perché non appaio mai in questo? Esigo uno spiegone! Fatto bene! Ok, il padre e la madre di Kama erano due maghi senegalesi tanto bravi. Che è sta musica? Sto a inizio spiegone? Ma già mi basta. Quindi voi siete ed eravate una famiglia di maghi africani. Sì, il Senegal esiste, no? Come il Wakanda sta in Africa. Fa vedere un po'. Avete fatto una capoccia così! Un test turbante sui maghi africani? Perché mi citate sempre quella riga del libro per giustificare un obscurus de cagate? Mi sta crescendo in petto a me l'obscurus! Solo che il mio va dritto, eh! Nei server dei Wizardry World non mi serve scopri chi so! Non me ne frega un cazzo! Perché questo mago africano sta usando una bacchetta? Non è vero manco questo, lo vedi? È solo perché usare le manine fa fico. Secondo loro, quando uno dei simboli di Harry Potter sono le bacchette. Sono inattaccabile, ho vinto. Ma che prezzo. E non mi portate gli esempi della magia dei ragazzini, tipo Neville Gerimbalza. Basiamo tutta la cazzo di trama di Harry Potter su Neville Gerimbalza, va bene? Quella è la magia da bambini, so eccezioni che confermano la regola. No la regola. Per far capire ai maghi che qua gnappetta è magica. Poi fai magie serie? Prendi sto pezzo di legno. Le bacchette servono a tutti. La Rowling è così confusa che si retconna da sola. Vabbè, maghi senegalesi. Arriva un mago francese, Corvus Lestrange. Sì, anche questo si chiama Corvus, te l'ho detto. Corvus 4. Poi c'è Dada 3, Corvus 2. Ma noi stiamo a cercare Corvus Junior. Junior, Junior, Junior. Show, te lamentavi te? C'è sempre chi sta peggio. Vabbè, questo si innamorò dei suoi madre e sa portò via. Ok, prendere gli attori da Sweeney Todd, Kodaisha, Beaton, Bellatrix, Grindelwald giovane, Grindelwald vecchio, l'ultimo non più. Ma pure la trama mi pare esagerato. Ma lei morì un po' prima, dando alla luce te. Ah, ecco perché c'è stata un'alità alla Penelope Cruz. Penelope Horcrux. Dai, vai, fammi una risata, sorelli. Che cazzo, mi è roppata pure mia madre secca. Oltre mio fratello. Grazie, eh. Non solo. Aspetta. Mio padre non reagì troppo bene alla notizia. E schioppò pure lui. Giurando vendetta contro di te, contro la tua famiglia, contro la tua mucca. Ecco spiegato pure il voto infrangibile. L'ha fatto col padre. Quindi la devi ammazzare per forza. O crepi te. Sì.
Almeno così dovrebbe essere, ma non mi pare succeda a fine film, però vedremo, eh. E non so se ci sia un tempo limite, tra l'altro, o se valga una volta che uno dei due intestatari schioppa. E poi anche fosse, non sussiste più una volta che gli dice quello che gli sta per di. Questa è la magia! Perché Kama ha capito che anche lei era una vittima in conflitto col padre. Non so, Gamora, un po' sei, dai, un po' sei. Tuo padre si risposò subito, avendo stavolta un figlio masculo in salute, Corvus. Ah, quindi può essere che sei ancora te. Quindi loro sono fratelli e voi due siete fratelli. Ma voi due no, si incastra tutto. Anche se, ci spingono troppo. Se lui non è Corvus, chi può essere sto Corvus? Punto su Bernati. No, so io. Finalmente una storia. So Corvus Lestrange. Ah, titolo di coda. Sì! No. Per farti scampare alla mia ira funesta, ti tiravo dalla finestra. Tuo padre ti affidò a una domestica che te mandò all'orfanotrofio. Che player, Corvus IV. Anziché andare a lui in Messico, ci ha mandato il figlio. Una domestica mezz'elfa. Ah, ci avevo preso! Non era rassismo il fismo, meno male. Ma piuttosto che mandarmi via, non avrebbe fatto prima fatte secco? Non mi pare uno che se fa problemi usare le maledizioni senza scusa. Era Corvus de nome, ma non de fatto pure lui. So tutti i serpeverdi e le Strange. Sì, è vero, sei partito, ma la nave è affondata, sì, lo so. Ma tu sei sopravvissuto, vero? Mi stai chiedendo se il fatto che io sia qui vivo e ti stia parlando voglia dire che non sia morto, ma... Qualcuno ti è estratto dalle acque. Come un redivivo Mosè che guida il popolo dei maghi al bene superiore. E poi avremo il salvatore prescelto con bacia ancora di più. C'è pure la profezia di Ticododonus 25-17. E finalmente la sentiamo. Un figlio bandito, la figlia disperata tornano, vendicatore dell'acqua in gran volata. All'inizio pensavo che io fossi il figlio bandito, proprio come criminale, un bandito. E Leta la figlia disperata. E la signora Bacchetta qua è chi porta il mio timorato sedere in gran volata verso la vendetta. Mi piacerebbe, ma questa non è la verità. La verità è che tu sei il figlio bandito ed io il vendicatore della mia famiglia. Mi disp, Corvus, scoprire chi sei solo per dover morire. Nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. Se non fosse che la verità non è manco questa. Regà, decidemo se che il film sta a finire. La barca è affondata, sì, ma c'è stavo pure io dentro. E quindi so che sono stata io ad ucciderlo. Finalmente aprono lo scrigno del conte. Che ci sarà dentro? E soprattutto, siamo contenti? Dentro lo scrigno c'è il cuore di David Jones! Unico modo per trattare con Johnny Depp? No, l'albero genealogico dei Lestrange. Che se uno pensava che i Black fossero estremisti perché bruciavano dalla razza chi non gli stava più bene, i Lestrange erano proprio sessisti perché registravano solo gli uomini e le donne le mettevano come fiorellini. Bellissime! Da vedere! Fanno arredo! Concordo! Sono gli anni 20, patriarcato, dacce tempo! No! Flashbackino di Leta. Vediamo sta storia che sicuro lei se dà la colpa, ma non è colpa sua proprio mai come al solito. Dai, così empatizziamo. Su! Lei era piccina, piccina. E già che eri una bambina, a meno che non l'hai strozzato con la cuffietta, non mi sento di darti colpe! Siccome il fratellino piangeva, lei decide di scambiarlo con altro ragazzino. Che è meglio, se sta zitto. Pure mamma è contenta. Mentre la barca dove stanno viaggiando affonda, a lei dà fastidio il fratellino che se sta zitto. Ma aspetta, io non mi immaginavo una nave così grossa da crociera. Io pensavo una barca normale. Ma che è il Titanic? Affonda nel 1912. Ci potrebbe sta. Quanti anni ha Credence? 15, 16, 17? No! Ne ha 26! È del 1901, Credence! E ancora a bozza all'orfanotrofio stava! E Newt quanti anni ha? 48! Più vecchia e silente! 30! 3 anni se passano questi! Oh, ma me roba a 19 anni già partoriva! Poi a 30 a cazzeggiare zunderini dentro il ministero francese! Arrepiatevi, bus! Ricordatevelo comunque, eh? Credence è nato nel 1901. Non aveva un anno, ma 10! Non combacia né date, non può essere Titanic. Però sarebbe stata una cosa bella buttare i fatti storici. Ma non è una cosa bella come lei ammazza il fratello. Perché salvano Credence al posto de Corvus, visto che li aveva scambiati. Ed ecco anche spiegata la busta molliccio. Dentro c'era un neonato, il fratello. Oh.
Ma come fa lei a vedere sott'acqua? È l'ultimo mistero che rimane. Oltre al fatto che te pare che una bambina si metta a scambiare i neonati tra tutte le cose per farlo sta zitto, a sto punto strozzalo con la cuffietta veramente. Mi pare l'ultima delle soluzioni pensabili. Ma damola per buona. Io sono fio unico, che cazzo ne so. Ecco perché si sente in colpa. E ritiro tutto, forse così un pochino è colpa tua, ma è stata una fatalità. Bene che a Nava saresti cresciuta con uno adottato contro la sua volontà. Beh, in effetti, sorella. Lei te l'ha mai detto a qualcuno? Si è tenuta sto grop in gola tutto sto tempo? E c'è un altro molliccio o solo sta flescia a lei? Che poi ha paura di cosa? Questa è la colpa, non è la paura. Ha paura del senso di colpa? Ma volevi solo un po' di quiete. Sì, ma questo è omicidio colposo, eppure rapimento d'infante. Ma quindi io chi so? Il figlio di quell'altra maga, a quanto pare. Visto che tu lo sei, mago. E chi è? Chi risponderà a questa domanda? Chi sta dentro alla stanza segreta? Aperta appena poco dopo lo spiegone. Saranno cattivi, ma hanno i tempi televisivi. Jacob trova Queen in mezzo alla folla. Ah, ma non l'avevano minacciato, quindi? Era una sorta di marketing aggressivo. Amore, andiamocene prima che riconoscano il mio odore da babbano. Aspetta, sentiamo prima il discorso. Ma quello è un pazzo assassino? Sì, ma ha fatto anche delle cose buone. Quindi? Forse sposarci è sbagliato. E non solo perché mi hai fatto il pezzo alla Corvus e le Strange con la madre degli Yusuf, se volemo vederla bene. Newt e Tina si accorgono che è una trap, ma troppo tardi, perché Grindelwald inizia. Maghi di cielo con le scope di terra e di mare? No! Siamo qui riuniti oggi per parlare degli Abre Magic. Di cosa? Dei No Magic. I babbani, che schifo i babbani! I disincanti. Ma la serie era carina, dai. I poveracci che tribolano col sudore della fronte. Qualcuno deve pensare a loro. Sì, qualcuno pensi ai babbani. E i marò, i magò, i mago no. I draghi che so viverne, i firedrack che so draghi. Quattro stampe sapete fa allora. La CGI costa. No, regà, solo i babbani. Che io non odio. No, no. Schifo. Non sono inferiori, no. Sono diversamente utili. Bestiame, c'ha ragione Merum. E se non prenderemo il posto che ci spetta nel mondo, perché io per questo lo faccio, no per comandare proprio. Se non ce lo prenderemo. Suspense. Pausa fumatina premonitina. Ecco che era che mi pareano Obscurus. È Grindelwald che è anche profeta. Pure lui. Tutti i profeti. Ma sì. Famiglie rarissime come la Kuman. È raro pure che passi tra generazioni. Flamelle, Grindelwald. Silente no, per adesso. Ci spiegano anche però il potere dei veggenti. Se fumano i cadaveri. Grazie Rowling. Per me è canon. Anche se sto film de canon non c'ha manco Colin. Pensate ragazzi, pensate. Guardate cosa faranno per una frazione del nostro potere. Oh, è come nella mia testa ogni giorno, però fuori. È proprio lei, la seconda guerra mondiale, e non mondiaghi. Grindelwald crea la paura tra le genti per giustificare il suo piano di dominio. Questo è quello che fanno i dittatori. E non cominciate a dire c'ha ragione, ci vuole l'uomo forte nei commenti, eh? C'hai ragione! Ci vuole l'uomo forte! E l'ho appena detto! Ma voglio dire che questo è un intreccio bello. Oh, anche Jacob che dice... No. Bello! E si speculava, almeno io, sul fatto che la seconda guerra mondiale sia importante pure nel mondo magico. Perché Silente ferma Grindelspritz nel 45, anno della fine della guerra. Che Grindelspritz sia il Führerspritz! Trasfigurato, polisuccato, potrebbe essere pure metamorfo mago, oppure esiste e l'ha imperiato o l'ha sfruttato, sarebbe figo e coraggioso, non lo so. So però che pure gli Auror sono arrivati quatti quatti. Shhh. Venite fratelli. Porc, James Bond. Vabbè, chi c'è? Ho detto shhh. In tutto questo ciccia fuori lo snaso. C'è il doppione delle chiavi. Ormai è rimasto solo lui che fa come gli pare. Sei in arresto, dittatore! Io dittatore? Ma quando mi avete imprigionato mi avete tagliato la lingua. Censura bus maxima. Solo perché parlavo con le guardie. Ma le convincevi? Ma che vuol dire? Non ho diritto di parola. Pensate, se l'avessi fatto io a qualcuno
e no piccheri. Chi è il dittatore? Wow, so deep, so deep. Ritagliategli la lingua che me sta a convincere. Loro hanno sterminato tanti miei, ma che dico miei? Nostri compagni, gente come voi. Ve l'ho detto, mi hanno rinchiuso e torturato. Bastardi maledetti, vedo una cricca in testa, manchi i boli debiano così forte. Ma non porto rancore. Magari voi sì, ma è perfettamente normale. Se voleste sfogare, chi vi biasimerebbe? Sta fa la mossa, sta fa la mossa. La mossa funziona. E a farne le spese è sta fanatica paffutina del ceto sociale medio-elevato che faceva lavorare i goblin in nero. Rubava lo Stato! Quindi, Avada Kedavra! No, Evada Kedavra! Perché gli Auror, te l'ho detto, hanno proprio licenza di avadare. Ci vanno giù pesantino! Luce verde, Avada Kedavra, bordello. No! La mossa non era per creare il caos, ma una martire. Piccola Angela, riportatela alla sua famiglia. Sopra la bacchetta! E adesso andate via. Voglio restare solo, perché non siamo noi quelli violenti. Credici? Non potrei sopportare altre vittime tra voi. Chi ve se in culo? Vedi, caro, lui non è un dittatore, è Gandiwald. Se ne vanno tutti, lasciando Grindelwald convenientemente solo per chi rimane, cioè i nostri eroi e gli Auror, che ora lo possono catturare in tutta sicurezza. Vabbè che vabbè come va a finire, ma fosse rimasto l'esercito, sarebbe finita malissimo. Ma lasciamo perdere, perché pure adesso appunto non è così facile. Giro giro tondo, adesso io te sfondo. Fuoco blu dappertutto. Carini, lui usa il fuoco blu e Silente quello rosso. Molto Sasuke Naruto. Un fuoco linea della fedeltà, a quanto pare, che fa passare solo chi vuole lui. Ma sto fuoco è sicuro? Non è che mi fidi tanto. Vieni, tranquillo. Ok. Sempre a venirmi contro Stavio, a me serve gente che me lo te basta. Ma ti rispetto perché avevi delle tue opinioni, eh. Qualcuno cerca di scappare. Rispetto le vostre opinioni. Qualcun altro no. Tipo Credence. Perché? Perché voglio sapere chi so! Qualcuno me lo dica! Non c'ha na! Quando me lo dice torno, vabbè? Non te preoccupa. E poi da quando un qua sei così buona? Smozzichi tutti! Smozzicherai la capoccia di Piton fra un po', ma che veramente! Mi lasci per cortesia! Credence è comprensibile, dai. Vuole una certezza nella vita. Perché lui è un mischione tra Harry, Voldemort e Piton. Ha preso il peggio da tutti. Cresciuto con gente che odia la magia. In orfanotrofio e gli emenano pure. Pure Queenie ce vuole Anna. Ma questa o non la conoscevamo per niente dal primo film, o ha cambiato personalità. Ok la crisi, ma esaurimento nervoso vero. L'amore l'ha fatta sbroccare. Lui ci darà le pensioni. Sta incenerendo persone davanti a te. È una bonifica. Tu ami questa donna, Jacob? O sei superficiale solo per l'aspetto? Vergogna. Oppure rivedrei i tuoi propositi per il futuro. E infatti li rivede. Amore, andiamo. Ma più fuoco. Fai come ti dico. Ti riporto al papà. Campanile! Tu non sei eccentrica. Non dirlo, non pensarlo, non legarti a inizio film. O sai che rosico? Ti dico quello che avevo solo pensato a inizio film. Non c'è bisogno, già lo so, lo leggo. Ma dirlo fa un altro effetto. Non credo, cambi. Tu sei pazza! Sciroccata, squilibrata, sfidata, scocciata. E stiamo solo alla S. Parto dalla A. È finita tra noi. E dove vai? Da Grindelwald, per far passare il DDL babban. Ma non c'è più bisogno, non ci sposiamo più. È finita tra noi, ti ho detto. Lo vedi che sei pazza? Plot twistone, ce crepa pure lei. Scherzetto. Harley Quinn, tu non stai bene per niente. Ma lo vedi che era meglio le Rumpent? Io te l'avevo detto, eh. Eppure te, Grindelwald, prendi le Rumpent dalla tua, no Quinn, che si batte veramente per l'amore babbano bestia magica. Gli Scamanders Brother stanno per soccombere, ma Leta si intromette. Joina pure lei il bene superiore! Sì! No! Cringe! T'ho pure dato la mano! Ti sta arrabbiando? Ti amo. A chi l'ha detto? Vigor duello Leta Grindelwald! Con le bacchette! Yeah! Già finito. Perché l'orologio di Leta si era fermato. Teseus cerca di raggiungerla con tutte le sue forze, mentre Newt pare che sta in gita a Hogsmeade. Tutto questo non basta però a salvare Leta, che diventa porporina sotto gli occhi di coloro che l'amavano. Sto fermo tra i puff
Buffy e il Cavaliere Oscuro? Non ho capito bene il target. E ora pure De Grinde sbrizza dannassene. Ha ammazzato una coprotagonista. Il lavoro solo ha fatto. Lasciando gli Auror a gestire sto fuoco che non si ferma. Pare un ardemonio blu. Infatti guarda, si creano pure le bestie magiche. Chi lo fermerà? Nicholas Flamel! Ma perché no? Che coordina le operazioni di contenimento di World of Warcraft Blue Cataclysm. Ma questa è una bestia magica. A quanto pare sì. È un drago di fuoco blu creato da questa magia che si chiama Protego Diabolica. Grazie ai milioni di dollari veri in effettoni speciali, lo fermano! Non incrociate i flussi! Rimane solo il dolore delle perdite, sia definitive che non se sa. Leta ci ha lasciato. Senza dice perché non s'era messa con Newt e non lo sapremo mai. O se stavano insieme e se son lasciati. C'è una storia tipo Lily Piton, non so son mai detti. E te veramente, sapendo la fine adesso che ha fatto questa, è stato veramente del cattivo gusto. Tutta qua tensione sessuale con tu cognata. Ma non è perché sei il protagonista devono amare tutte te. Ma chi l'ha scritta sta roba? Un tredicenne giapponese che ha letto Is e manco l'ha capito. E l'unico abbraccio del film lo riserva al fratello, che manco ha fatto in tempo a diventare vedovo, perché se sono sposati, il quasi vedovo, con annesso sguardo che vuol dire tutto e niente. Parte 2, ce l'avrà con Newt? Me frega niente, perché lo snaso si è ferito! No! Curate la CGI subito! Ma alla fine che ha fatto? Perché è uscito? Che si è fregato? Ma ovviamente, il ciondolino con le goccine di sangue! E lo sapevo io. Gliel'ha fregato durante il momento di lutto per la paffa. Futina. Te sei proprio una bestia. Sì, ho capito, ma non sei bravo. Rubi ai barboni durante i funerali. Cattivo snaso. Però, bravo. Hogwarts un'altra volta. Arriva Swaggalente per il confronto finale con Newt. A proposito da fialetta, ma non ha nessuna importanza. Eccola. Non cerca di nascondere le cose, almeno stavolta, veramente basta, dai! Mi prometti che la smetti? Non lo farai mai più? Va bene, fidati. Che si rivela essere un patto di sangue di non belligeranza. Quindi è questo il motivo per cui Silente aspettò il 1945 per sconfiggere Grindelwald? Non l'amore per lui? Non il non voler sapere che avesse ucciso Arianna? Non quello che Silente etereo, ma non etero, gli dice a Harry a King's Cross fior di latte tutto il suo passato, cazzo! Quello era tutto un flash di Harry allora? Sì! Ma chi te lo dice che non sia reale? Sta scena! Era un patto di sangue! Porca troia, pure questa, oh! Liberano Silente dai braccialetti, non de bigiotteria. Utilissimi, tra l'altro. L'hemmo visto che gliel'hanno messi. Lo rivedemo quando gli torgono. Una scusa per levarlo dai coglioni. Dai boccini. No, dai coglioni. Ok. Ed ovviamente sta fiala è indistruttibile. Ah! Nel mondo magico ci sono più cose indistruttibili che non. Tranne la trama. Quella la puoi sfragna come un manichino dalla stanza di necessità. Poi del tè? Del latte è meglio. L'ultima scena dell'ultima cosa che abbiamo visto di Harry Potter in vita nostra, fino al film dopo, è riservata a Credence. E il polletto? A me sto polletto me puzza. Grindelwald ha un regalo per lui. No, per il pollo, per Credence. Una bacchetta. Ma è la bacchetta che sceglie il mago! Finiamo in bellezza. Pure sta cosa. Vaffanculo, Ollivander. Finalmente noi e Credence scopriamo chi è dopo due ore de film. Mo te lo dico. Ma prima un indizietto. Tuo fratello sta cercando di distruggerti. E stacco su Silente. Newt? È il terzo fratello Scamander? Il caso Scamander. Da neonato il piccolo Jonathan Credence. Credence viene scambiato nella culla da un Knarl cattivo. Su sorella. Perché forse non sai che c'è una leggenda nella tua famiglia? Basta con Ticotodonus, non ero io! Forse. Non quella, infatti. La leggenda che una fenice accorra dai membri più meritevoli. L'hai già sentita? Che cosa? Il pollo non è che me puzza. Va proprio a fuoco. Perché si rivela essere Fanny.
Mo te spiego perché dico Fanny. Oh, io te giuro che mi pareva strano appena l'ho visto, perché era rossiccio con ste piume. Ho pensato a una fenice. Ma perché dico Fanny? Che ce fa a Parigi? Se pronuncia Fanny, è veramente accorsa da Credence. Anche se era nella fase un po' così. Già l'abbiamo vista sta fase. Ma perché da Credence? Perché il tuo nome vero non è Credence e nemmeno Corvus. È Aurelius. Aurelio? Che so, un mago de Torbella Cosetta Corvo Nero? Aurelius Dicus. No, silente. No, aspetta, chi è questo? Aurelius Silente. No, ripeti. Aurelius Silente. No, ripeti. Aurelius. No! Questo è un altro fratello silente mai sentito, mai visto. Ermione, ne sa qualcosa te? No! Visto? Se non lo sa lei, non è possibile! Il quarto fratello silente! Ma perché il nome è simile? Ariana Aberforth Albus Aurelius. No. Ah! Ma quindi quella che si butta nel flashback è Kendra! E non mi dica che è per questo che poi diventa mezza matta e paranoica guariana. Perché no, non è possibile infatti. Vediamo le date. Credence è nato nel 1901. Quindi quando affonda la nave è il 1902. Ariana è morta nel 1899. A posto, era già andata de cervello da mo'. Anzi, era andata e basta. Perché muore nel 1899 pure lei. Aurelius Credence, nato da una madre morta come Gatsu. Rowling almeno centrale le date. Ma poi per 2-3 anni, manco per tanto. Ma perché nel 1901 è nato Credence? Ma a sto punto metti 1899, cazzo, così potrebbero combaciare, aumentava l'hype, le speculazioni. Se no così è una stronzata e basta. Solo per 2 anni poi. Quanto mi fa incazzare questo, mi fa incazzare più di tutto. O svacchi totale, metti una data tipo 1910 e dagli dei Titanic. Oppure metti 1899. No, 1901, cazzo! Porco psicotico! Poi cazzo, Kendra! 4 figli, 2 Obscurus! Perché allora lo era pure Ariana, e dai! Io ero sicuro cicciasse fuori in sto film sta cosa! 2 figli così! Uno s'è dato e uno con un po' troppa passione per le capre! Impazziresti pure te, in effetti! Ma poi che me stai a di? Che l'Obscurus passa! Come ha detto Silente nel pulmino! E questo è l'Obscurus di Ariana! E Silente lo vedrà nel prossimo film! E si commuore! Perché lei vive in te! Ve prego no. Io già lo vedo. Ma ve prego no. Va bene cambiare qualche cosa, il Lestrange, ma frega niente, ma questo no. Ma hai scoperto? In vita e menzogne de Albus Silente, mica ci sta. Rita scavato pochino, se vede. Ma figurate se non usciva fuori un neonato morto. Perché Rowling? Perché? Vale tutto. Il Signore degli Anelli. C'è Frodo che incontra suo zio. Sì, anzi no, Gandalf è il padre. Te giuro, se scopre che è venuto nella contea 33 anni prima e si è bombato una Hobbit, guarda come lo tratta bene, è un po' strano. È così, stacce, faranno il film e devi sta zitto. Ma appunto, gli Obscurus te li voglio da boni. Alla fine pure all'altro riassunto dell'altro film ho detto ok. L'unica cosa che ho visto nel primo film è che poi in tracce, ma non come l'hanno spiegati, ti ripeto, mi dispiace. La paura dei babbani, mo hanno paura dei babbani per la guerra. Non ci avevano paura ai tempi di Gwendalina. Ma mo c'hanno le armi. Non hanno paura negli anni 90, dopo le guerre. Ve scordate le cose, questi vanno a pià per culo il primo ministro babbano. Forse te rendi conto, appena insediato. Soffico, sì. Arriva l'altro ministro. No, sei un coglione. Via. Questo avere paura degli umani? Non credo. Potevano aver senso gli Obscurus se mi dicevi i babbani mando vanno. Però i maghi che non riusciamo a sgama in tempo, quelli nei villaggetti o i nati babbani, diventano così. Sarebbe stato bellissimo questo discorso con i nati babbani, per esempio. Poverini che abbozzano e poi sbroccavano perché repressi. E aumentava pure il razzismo verso di loro, di quelli tipo Lucius o sti puro sangue. Lo vedi, so cattivi, non so buoni a governare la magia. O appunto quelli nei villaggetti dai maghi repressi, dalle streghe tipo Kendra o Mary Lou. Si sarebbe legato meglio con la storia vera, mia umilissima opinione.
opinione. Sarebbe stato magari un po' più intrigato, ma appunto più plausibile. No, ha paura di papane, ma... Comunque gli Obscurus ti voglio da buoni. Ma questa di Aurelius, no. Questa è la cazzata più grande che abbia mai sentito da quando i Darmada buttano di sotto a madre de Crudelia. Spoiler, sì. Ma andate a cagare voi alla Disney. Io ve le farei scrivere con la penna dell'Umbridge ste sceneggiature. Ed ecco perché dico che questa è Fanny. Perché se no chi è? Che c'è un'altra Fenice? È Fanny per forza. È quella dei Silente. Rafforza la teoria che sia un Silente veramente. Lo è andato a cercare. Tu sei forte. Sei degno. E io sono meglio del martello di Thor. Se me sfragno, rinasco. Che comunque potrebbe ancora essere quella di Godric, eh? Magari Godric era nabo di Silente. Non si sa mai. Tutte e due de Godric solo. Oppure de Harry, ma che ne so. E la profezia de Tico Tico e Sam Artist riguarda loro. Il figlio bandito è Silente, Albus. Ma bandito da chi? Da se stesso, se è dato lui. La figlia disperata, Ariana sicuro. Eppure questo si rilega a quello che t'ho detto, Ariana in Obscurus. E le ali della vendetta. So Silente che sfonda Grindelwald nel 45. O riguarda Credence Aurelius Silente? Detto questo, se non fosse un Silente, se non è vero un cazzo, come risolvono al film dopo? Con t'ho mentito. Il plot twist di sto film, tutta una cazzata. Ma non può essere. Forse. Ma quindi, se non fosse Silente, ma fosse veramente Corvus Lestrange. Perché stile Strange da un anno avanti in qualche modo. Non mi pare ci sia rimasto qualcuno de vivo. Pure Leta è andata ormai. Ma Rodulfus deve uscire fuori per sposa Bellatrix. Chi la manda avanti a dinastia? Credence? Ok, ma con chi? Regà, l'unica plausibile! Nagini, matrona dei Lestrange! Se questo è Corvus. Guarda, lì so già una coppia! Classicissimo, l'ha salvata dal pericolo. Ta ricordi la scena tagliata? E quindi già lo vedo! Esce fuori che Nagini è cattiva e si allierà con Voldemort. Perché odia Silente che gli ammazza Credence. O gli fa qualcosa, non lo so. Sto flescià, galoppo come i centauri che ha fantasia. Ma vale tutto ormai! Ho paura. Ma a fine sti cazzi de Credence e de Nagini. Ma perché sto a parlare di voi non lo so. Te sei l'assistente e te sei la scureggia dell'assistente. Quale sarebbe il piano di Grindelwald allora? Mandare Aurelius contro Silente? Sì, te lo spoilerano in una scena tagliata dove Silente usa il deluminatore. Sì, che bello. E poi dice a Newt che Grindelwald ha avuto una profezia. Ormai la trama mandano avanti solo le profezie e a polisucco. Dove un obscuriale uccideva l'uomo che temeva di più, Silente. Quante domande poi. Come faceva Grindelwald a sapere che Aurelius era vivo? Visto che lo sapeva solo Leta ad aver scambiato i bambini. La leggimentata. Pure questo gliel'ha detto la profezia. Molto comodo. Non bisogna chiedere ste cose perché mo c'è lo stupefisciummone. Hadouken. Queste sono le cose belle! Non le robe con senso! Si va a conquistare il mondo! Per il bene mio! Fine! Beh, che te devo dire? T'ho detto tutto. È stato veramente un film di mezzo, come i Runespor. Non c'è stato un vero e proprio confronto finale. C'è stato il discorso flexatina dell'antagonista e via. È morta Leta, ma vabbè. L'ho visto come preparativo per il gran finale. Cloves, da te me l'aspettavo. Yates, come sopra. Ma te, Rowling, se sei stata te, perché te inventi fratelli inesistenti, paresemente retcon, che non combaciano manco coetate, e pretesti de trama che manco nelle serie TV sudcoreane? Perché? A meno che appunto non sia tutta una cazzata che gli dice Grindelwald. Anche perché dove stava tutta la famiglia sulla barca? Almeno Aberforth ci doveva sta. Spero sia così. Spero che non sia un Silente, guarda. È più probabile che sia fratello di Grindelwald questo. Finisco di dire le cose veramente con una predizione. Continuiamo sto filone. T'anticipo la trama del terzo film. Quello che vuole Grindelwald. Quello che veramente vuole è... prendere l'Obscurus dentro di sé. Perché vuole il potere di distruzione di massa. È palese che lo vuole lui. Come tutti i cattivi vuole essere il più forte. O forse no. Lo scopriremo quando esce il film. Vedremo se tutto avrà senso. O se ci metteranno tutti effettini. E fanculo la trama come penso.